Buongiorno a tutti, attivo un attimo la videocamera per farmi vedere, per salutarvi così almeno mi vedete. Ferdinando chiedeva se eri ancora in Antartide, direi di no dallo sfondo. No, sono a casa, sono tornato dall'Antartide giusto in tempo per l'inizio dell'epidemia del coronavirus, quindi dopo un mese e mezzo di isolamento in Antartide, insomma sono passato all'isolamento in casa, però vabbè. Veramente non è un grosso problema, diciamo, nel 2020 un isolamento di questo tipo. Comunque, adesso vado a condividere la presentazione che oggi andrò a fare. E ditemi se la vedete. Vedete? Sì. Perfetto. Quindi, Ipsedixit, cos'è Wikiquote e come si può contribuire? Diciamo, farò prima un'introduzione sulla presentazione del progetto, le caratteristiche principali, poi darò delle indicazioni su quali tipi di citazioni sono ammesse su Wikiquote e quali no, come poter inserire queste citazioni, quindi sia in termini di forma sia in termini di fonti, e poi una panoramica di quali sono le pagine che ci sono su Wikiquote, su quali citazioni raccoglie. Allora, quindi se passiamo dall'introduzione, cos'è Wikiquote? Allora, come sappiamo tutti, è uno dei progetti della Wikimedia Foundation, lo avrete cerchiato lì nell'insieme dei loghi, è un'antologia libera e multilingue di aforismi e citazioni, quindi raccoglie tutta una serie di citazioni significative che si possono trovare in varie fonti dette da autori notevoli che si trovano in opere letterarie, audiovisive, eccetera. Quella che vedete lì sotto sono la storia dei loghi di Wikiquote. Insomma, dal più o meno 2003-2004 si sono succeduti questi quattro loghi e l'ultimo c'è dal 2004 a oggi, quindi è veramente uno dei più longevi. Fra tutti i progetti della Wikimedia Foundation, Wikiquote è comunque uno dei più longevi, è il terzo ad essere nato dopo Wikipedia e Wikizionario. E nonostante sia oggi magari fra i meno pubblicizzati, fra i meno diffusi, è comunque secondo me uno dei più approcciabili e uno dei più diciamo, divertenti e meno complicati, anche come inizio per contribuire a un progetto wiki, secondo me potrebbe essere uno dei candidati ideali. Nasce in generale nell'estate del 2003, giugno-luglio, a seconda della data in cui si considera l'inizio ufficiale. Chiaramente, nasce per prima la versione in inglese, quella italiana nasce l'anno dopo ed è la seconda a nascere insieme a tedesca, francese, polacca e altre. Ad oggi siamo ormai a 89 lingue, quindi 89 edizioni linguistiche di Wikiquote, e fra queste, come potete vedere nel grafico, quella italiana insomma, ha veramente un ruolino di marcia. È la seconda come numero di voci, tallona molto da vicino quella in inglese, ma vi devo dire, io bazzico molto Wikidata per andare a collegare tutti i vari elementi, le varie pagine delle diverse edizioni linguistiche. Mi piace andare nelle versioni spagnolo, portoghese, francese, a vedere quali sono le pagine non connesse per andare a connetterle, perché è una cosa che è molto necessaria per questi progetti diciamo, poco frequentati. E devo dire che quindi conosco un po' la realtà anche delle altre versioni linguistiche, e non è solo in termini di quantità che la Wikiquote in italiano è una delle prime, ma anche in termini di qualità e di risposta comunitaria. Quindi sono veramente molto orgoglioso di questo, di far parte di questa comunità. Come si presenta Wikiquote? Questa è l'home page del sito, assolutamente semplice e assolutamente classica. La cosa che volevo far notare su questo è la citazione del giorno, quella che trovate in alto, sotto il titolo di Wikiquote,
negli ultimi giorni si è deciso per tutta la comunità di mettere come citazione del giorno qualcosa legato a questo periodo di isolamento per il coronavirus, quindi qualcosa sul farsi coraggio, sull'andare avanti, sul cercare di trovare il meglio delle situazioni. Questo, se non sbaglio, è del 6 aprile, questa è la citazione di Epicuro. State all'occhio in particolare a quella di domani, che anche quella merita. Volevamo anche noi, insomma, dare un contributo in questo senso per l'emergenza. In ogni caso, questa ad esempio è una pagina del namespace principale, quindi una pagina di un autore che contiene le serie di citazioni di questo autore, e questo è Pirandello, ed è assolutamente analogo a Wikipedia, sia come presentazione, sia come contribuzione e formattazione, quindi non c'è niente di strano, di particolare, anche come modalità di discussione, di consenso, è assolutamente analogo a Wikipedia, anche se chiaramente con una comunità un po' più piccola. E anche per questo, quindi, dicevo, che rispetto ad altri progetti fratelli che sono più magari complessi come inizialmente come tipo di formattazione, come può essere un Wikivoyage o un Wikizionario, non parliamo di Wikisource, Wikiquote può permettere un ingresso più diciamo più semplice e soprattutto potendo bastare anche inserire una citazione alla volta, si può andare per piccoli passi in maniera molto semplice. Allora, una cosa fondamentale da sapere su Wikiquote è la questione del diritto di citazione. Wikiquote, infatti, rispetto a tutti gli altri progetti della Wikimedia Foundation, è praticamente l'unico che contiene materiale protetto da copyright. Lo contiene perché può contenerlo. C'è infatti tutta una legislazione sia internazionale sia chiaramente poi esplicitata nelle singole normative nazionali che permette il diritto di citazione. Cioè si possono inserire degli spezzoni, degli stralci di alcune frasi, di alcune opere, basta che la citazione sia breve, abbia uno scopo di critica, discussione, insegnamento e venga citata la provenienza in modo accurato. Ora, io volevo far notare in particolare il fatto che sia breve. È Wikiquote, cioè contiene citazione, non è Wikibrani. Spesso ci troviamo a, diciamo, stroncare un po' o a smorzare l'entusiasmo di utenti che in buona fede magari vengono a riportare paginate intere di libri o diciamo anche pezzi di copione. C'era stato un film di Batman che aveva praticamente tutto il copione completamente inserito, ben formattato devo dire, però assolutamente in maniera eccessiva. Lì andavamo ben oltre il diritto di citazione, quindi ci sarebbero stati dei problemi. Su Wikiquote in inglese, ad esempio, che hanno tutta una serie di normative, di linee guida molto più dettagliate, suggeriscono un limite di 250 parole come limite massimo, anche se poi anche loro chiaramente in alcuni casi sforano un po'. E l'altra cosa è la provenienza, quindi bisogna sempre citare per ogni citazione l'autore, il titolo dell'opera da cui deriva quella citazione, l'edizione e, nel caso di un autore straniero, anche il traduttore, chiaramente, perché è un elemento molto importante della resa di quella citazione in particolare. Questo, quindi, per quanto riguarda il diritto, non è una cosa, non è un aspetto da sottovalutare. Ricordiamo che Wikiquote in francese, ad esempio, era stata chiusa per questioni di violazione di diritto d'autore, per un caso particolare, a marzo 2006, ed è rimasta chiusa fino a dicembre di quell'anno, quando poi è ripartita da zero. Quindi era stata completamente rasa al suolo, era stata fatta ripartire da zero per questioni di violazioni di copyright. Poi se volete dettagli, se c'è tempo, ne parliamo o vi do dei collegamenti. Adesso direi che non è il caso. Ok,
abbiamo visto cos'è il Wikiport, come si presenta, quali sono le sue caratteristiche, andiamo a vedere come si possono scegliere le citazioni da inserire all'interno del progetto. Innanzitutto, le citazioni devono essere particolari, ok? Notevoli, significative, originali, per un, tutta una serie di motivi. È quasi, anche in questo caso, un unicum fra i progetti della Wikimedia Foundation, perché i contenuti all'interno del progetto devono essere caratterizzati dal punto di vista non neutrale, no? È un po' paradossale. Effettivamente la citazione rappresenta il punto di vista di una certa persona e quindi sicuramente avrà un punto di vista molto soggettivo e non neutrale. Chiaramente dovrà essere neutrale il come viene riportata quella citazione, quindi nella maniera più fedele possibile e contestualizzata in maniera tale da non fargli dire quello che quella persona non voleva dire, chiaramente. Anche lì ci sono diversi casi, mi ricordo quando avevamo dovuto controllare tutta una serie di citazioni di Enrico Mentana dai suoi post di Facebook che erano state inserite nella voce su Mentana, da cui sembrava che Mentana fosse il peggio dei sovranisti che c'era nel nostro paese, e chiaramente facendo copia e incolla delle varie frasi risultava una figura di questo tipo. Quindi bisogna, dal punto di vista neutrale, per quanto riguarda il Wikiquote, risiede nel riportare in maniera più appropriata, contestualizzata e fedele la citazione. Quindi queste citazioni devono essere interessanti per tutti, non interessante solo per me che conosco quell'opera, so che quel personaggio ha detto quella cosa in particolare, allora io lo so e capisco. Se non lo capiscono gli altri, vuol dire che probabilmente non è particolarmente significativa. E in particolare devono essere citate da una persona enciclopedica o apparse in un'opera enciclopedica, a eccezione poi di proverbi o modi di dire, insomma, frasi della cultura popolare di cui parleremo dopo. Quindi non basta che l'abbia sentito in giro, ovviamente, che l'abbia detto il mio amico, che l'abbia detto il prof delle medie, che l'abbia detto un personaggio alla TV che non è ancora enciclopedico. Quando, per decidere se una persona è enciclopedica o meno, avendo una comunità molto ristretta, noi tendenzialmente ci rifacciamo le decisioni di Wikipedia, se è già stata presa una decisione su Wikipedia per quel dato argomento. Questo ci permette chiaramente in maniera molto semplice di decidere sì o no. Nel caso invece di voci, di persone, opere che non sono ancora apparse su Wikipedia, decidiamo autonomamente nel progetto. Quindi, quali citazioni invece non vanno inserite su Wikiquote? Opinioni banali, quindi con nessuna limitata argomentazione. Io sono a favore di questo e basta. Frasi di cordoglio, di circostanza per quanto riguarda perdite, lutti, eccetera, di personaggi famosi, eccetera, quando sono anche lì, come dire, poco significative. Frasi di propaganda elettorale, frasi di rito per il calciatore che viene presentato in una nuova squadra e comincia a dire: ho sempre sognato di venire a indossare questa maglia. Sono tutte frasi di rito, e in quanto frasi di rito, di circostanza, per la maggior parte dei casi, chiaramente, poi ci sono le eccezioni, non sono frasi, citazioni notevoli da inserire su Wikiquote. In particolare, un punto di vista neutrale, oltre a essere fedele, contestualizzato, eccetera, è un punto di vista che non è caratterizzato da recentismi. Okay? Questo in particolare oggi, che siamo bombardati con i social media, di citazioni di chiunque, non dobbiamo correre il rischio, commettere l'errore di dare troppa importanza a una citazione che magari fra qualche giorno verrà completamente dimenticata. Anche su Wikiquote, come su Wikipedia, c'è la regola un po' empirica e informale dei 10 anni. No? Fra 10 anni sarà ancora importante questa citazione o no? Sarà ancora significativa? Sarà ancora interessante per la gente? È quello che tendenzialmente ci dobbiamo chiedere quando vediamo una citazione dettata dalla contingenza dei fatti recenti e quindi valutare se è il caso di inserirla o meno. In particolare, come potete immaginare, ci sono un sacco di pagine di politici che noi controlliamo perché diventano quasi...
costantemente aggiornate a ogni loro uscita, diventano quasi un mirror della loro pagina Facebook o del loro Twitter, e quindi diventa molto insomma, fuori contesto per quanto riguarda gli scopi di Wikiquote. Ok, una volta che ho deciso quali vanno bene e quali non vanno bene, ho deciso, voglio inserire questa citazione su Wikiquote perché penso che sia significativa, ho visto che rispetta le regole. Perfetto. Come si possono inserire le citazioni su Wikiquote? Andiamo a vedere. Anzitutto, se già tutti i wikipediani, tutti coloro che lavorano nei progetti Wikimedia sono molto puntigliosi, sono molto precisi, anche su Wikiquote chiaramente c'è una grande attenzione all'accuratezza, sia nello trascrivere in maniera fedelmente la citazione, sia nel riportare in maniera più corretta la provenienza. Quindi, innanzitutto dal punto di vista della forma, la trascrizione deve essere fedele, quindi punteggiatura, maiuscoli, impaginazione, se c'è la capo, eccetera, assolutamente deve essere riportata come si trova nella fonte originale, con alcune accortezze. Ci possono essere degli omissis, quindi magari c'è un pezzettino di una citazione che è un inciso, quindi si può togliere per rendere la citazione più significativa, si toglie. Può essere eventualmente anche all'inizio, lo vedete con i tre puntini tra le parentesi quadre. Può essere all'inizio o alla fine della frase, eventualmente, se è una frase per cui si toglie l'inizio o la fine, allora a quel punto si mette l'omissis all'inizio o alla fine. Qua, in questi esempi non vi metterò gli autori di queste citazioni proprio per permettervi di andare a scoprire chi è che ha detto queste frasi. Poi la contestualizzazione, quindi normalmente una citazione dovrebbe essere autospiegante, tra virgolette, quindi si dovrebbe cogliere il senso senza nessun'altra spiegazione, in alcuni casi però può essere necessario inserire un contesto. Qua abbiamo questa forma che potete vedere nell'esempio in piccolino, in grassetto, fra le parentesi quadre, che si inserisce con quel template NDR, nota del redattore, che sta proprio a indicare un commento, una spiegazione che aiuta a capire meglio la citazione. Quindi in questo caso c'è questa persona che stava parlando di un'altra persona, ne tesseva le lodi, dato nella citazione originale era implicito il destinatario di questi complimenti, ma nel caso di una citazione decontestualizzata chiaramente bisogna inserire a quel punto un riferimento alla persona di cui si stava parlando in questo modo. Ora, idealmente, chiaramente ben detto che non sono necessari, anche in questo caso a volte si eccede, quindi ci sono magari citazioni di mezza riga con due righe di spiegazione del contesto, della scena, di cosa è successo prima, del perché quello ha detto quella cosa lì. Ecco, quando bisogna spiegare più di quello che bisogna dire, allora probabilmente quella citazione non è particolarmente rilevante, ok? Se per comprendere bisogna spiegare troppo, allora può essere un segno che non va tanto bene. Una cosa particolare poi sono i versi di poesie o le strofe di canzoni, che queste si mettono sempre in corsivo e non si mettono una riga dopo l'altra, un verso sotto l'altro, ma si mettono per questioni di formattazione, di forma, convenzioni stilistiche, tutte sulla stessa riga, separate fra di loro da una barra verticale. E infine, una nota particolare per quanto riguarda le traduzioni. Quando esiste una traduzione italiana ufficiale, si mette quella, una riportata da fonti o un'edizione di un libro, eccetera, si mette la versione italiana di quella frase. Quando una frase in un'altra lingua non esiste in italiano, a quel punto uno può mettere la sua traduzione. Mette la versione in italiano e sotto, come nel caso che vedete, la versione in lingua originale in corsivo con la fonte. Quindi in questo modo uno sa che quella versione in italiano è una traduzione fatta da un utente di Wikiquote e che quella... vedendo la traduzione, la versione originale riportata sotto, può lui avere un'idea, se per caso conosce quella lingua,
di come poteva essere in origine, quindi se, se è veramente pertinente o meno la traduzione. In alcuni casi si mette la versione originale anche per frasi che contengono qualche espressione intraducibile o sono particolarmente famose in quella forma. Ad esempio, nella, per rimanere in tema pasquale, in film come Brian di Nazareth ci sono, che si basa tanto, un film comico si basa tanto sui giochi di parole, in inglese sono in un modo, in italiano ne hanno resi in un altro, quindi si trovano a volte entrambe le versioni perché sono cose particolari. In Frankenstein Junior anche, il famoso Castello Lulà, il Lupo Lulà, Castello Lulì, c'è la versione originale, Werewolf, Werewolf, eccetera. Analogamente per le citazioni particolarmente famose, Ich bin ein Berliner c'è anche in, nella versione originale, Yes, we can c'è nella versione originale, perché ormai sono entrate nell'immaginario collettivo anche nella loro versione, diciamo in lingua straniera, in lingua diversa dall'italiano. A quel punto bisogna, una volta che l'abbiamo scritta bene, dobbiamo metterci la fonte. Okay, quello che vedete a sinistra è un... viene ripreso da un famoso meme che c'è su internet su Abramo Lincoln, che dice: il problema con le citazioni su internet è che è difficile verificare la loro autenticità, detto da Abramo Lincoln, chiaramente. E sicuramente cioè, la questione delle fonti è importante in tutti i progetti della Wikimedia Foundation, su Wikiquote anche è fondamentale. Ci deve essere sempre la fonte autorevole associata a ogni singola citazione, non basta sentito dire. Può anche andare bene se non c'è l'opera originale, riportare, ok, questa frase è stata di Dostoevsky, è stata riportata da lo studioso tal dei tali nel suo articolo, nel suo saggio, eccetera. Quindi, ok, non c'era l'articolo originale, l'opera, il romanzo, il racconto originale di Dostoevsky, ma c'è un'altra fonte comunque autorevole e quindi si può utilizzare quella. Se la fonte non c'è, non si mette. E se si trova una citazione senza fonte all'interno di Wikiquote, viene eliminata, spostata nella pagina di discussione. Vedete lì nella screenshot è una pagina di discussione con una sezione di citazioni senza fonte che si trovavano nella voce principale, sono state spostate nella sua pagina di discussione e in cima un bel avviso, un bel template che dice: questa è una pagina di discussione che contiene citazioni senza fonte, quindi se trovi delle fonti per queste citazioni spostale di nuovo nella pagina principale, altrimenti non farlo, perché le citazioni senza fonte non vanno bene nel nostro progetto. Questo anche perché senza fonte non solo si proliferano le disinformazioni, ma ci si presta anche alla diffusione di bufale, diciamo anche un po' sconvenienti. Quindi, per fare un esempio, il giorno in cui morì Giorgio Faletti, cosa successe? Successe che un utente anonimo inserì una citazione molto bella e molto plausibile, tratta da un'ipotetica intervista al Corriere della Sera di un giorno ben preciso. Il problema è che quella citazione era assolutamente inventata. Tant'è che dopo qualche ora la sera stessa venne annullata quando un utente si accorse della cosa. Ciò nonostante qualcuno aveva già riportato questa bufala, tanto da metterla nel titolo nel titolo di un articolo che celebrava il personaggio nel giorno della sua morte. Quindi sempre stare molto attenti quando vengono inserite delle citazioni, come chiaramente dovrebbero stare molto attenti anche tutti coloro che prendono delle informazioni da Wikipedia, Wikiquote, da tutti i progetti a contenuto aperto e libero senza controllare la fonte primaria. A quel punto, come potete capire, ci sono dei casi di citazioni che vengono attribuite a determinate persone o a determinate opere, ma in realtà sono più delle leggende metropolitane che la realtà. Quindi come si possono attribuire delle citazioni? Ok, in questo caso non vengono
cancellate delle citazioni attribuite in maniera erronea, perché effettivamente nelle fonti si trovano delle citazioni attribuite a una determinata persona, ma si riporta in una sezione apposta che si chiama attribuite, si segnala quindi chiaramente che non si tratta di citazioni esattamente di quella persona o che comunque l'attribuzione è incerta, e si spiega con una fonte il perché e il per come. Quindi la famosa frase che viene utilizzata spesso di Pertini: quando un governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato via anche con mazze e pietre. In realtà questa è una citazione errata, nel senso che non l'ha mai detta una citazione di questo tipo, ma dato che da tante parti si ritrova, a quel punto si mette a fare le citazioni attribuite spiegando la situazione. Ed è pieno, vedete che c'è un link a citazione errata, perché c'è proprio anche una pagina di su Wikiquote che raccoglie tutte le citazioni errate. Ed è una collezione molto interessante, no? Possono essere raccolte citazioni errate, come in questo caso, cioè che non sono mai state dette. Quindi questa, eppur si muove di Galileo, mai detta. Se non hanno pane, che mangino brioche di Maria Antonietta, mai detta. Non sono d'accordo con quello che dici, ma Voltaire non l'ha mai detta. Lazzaro, alzati e cammina, siamo sempre in tema pasquale, Gesù non l'ha mai detta. Quindi tutte queste sono riportate nella raccolta delle citazioni errate. Ci sono poi le citazioni errate, che non sono errate nel senso che non le ha mai dette, ma sono errate per il come vengono riportate. Quindi, nel caso, nell'esempio di Dante, non ti curar di loro, ma guarda e passa, non è la forma con cui la citazione è riportata nella Divina Commedia da Dante, ma è non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Però, anche in questo caso, dato che è molto diffusa la versione errata, è giusto riportarla spiegando qual è invece la versione corretta. Oppure, Houston, abbiamo un problema, è un altro esempio di questo. Ho visto cose che voi mai non potete neppure immaginare, da Blade Runner è un altro di questi esempi. Addirittura su Wikipedia in inglese queste sezioni vengono palesate in maniera ancora più esplicita, quindi quelle in dubbio, quelle di attribuzione incerta vengono messe all'interno di un riquadro di colore giallino, quelle di cui l'attribuzione è sicuramente erronea vengono messe in un riquadro su arancionino, un colore diverso. Okay? Quindi così la gente sa subito, riesce a vedere subito quali sono quelle vere e quali sono quelle errate. Ok, sapendo quali sono le citazioni che possiamo inserire, sapendo anche come possiamo inserirle, andiamo a vedere quali sono invece i tipi di pagine che ci possono essere all'interno del progetto. Allora, ci sono le pagine di persone, quindi come nel caso che vedete nella slide su Alessandro Manzoni, le citazioni pronunciate dalle persone. Le citazioni vengono messe in ordine alfabetico o in ordine cronologico per quando sono state pronunciate. È chiaro che l'ordine cronologico ha senso solo per persone, diciamo, contemporanee, no? Anche se persino in quel caso a volte può essere difficile. Contengono le citazioni anche, ovviamente, dai loro libri, dai loro articoli, dai loro racconti, dalle loro poesie. Tutte queste citazioni rientrano all'interno della pagina del singolo autore. Okay? Vengono poi scorporate in voci a sé, in pagine a parte per le opere, solo se c'è bisogno per questioni di spazio, no? Di pesantezza della pagina. Quindi la Divina Commedia, Promessi Sposi, Guerra e Pace, anche l'Idiota di Dostoevskij, sono state tutte scorporate dalla pagina dei loro autori, perché cominciavano ad avere delle dimensioni eccessive, quindi era necessario destinarli a una pagina a sé. Se no, tutte le citazioni dei libri, dei racconti, eccetera, rimangono nella pagina dell'autore. Oltre a libri, articoli, eccetera, anche le canzoni scritte o interpretate da queste persone. Normalmente si mettono citazioni nella pagina dell'interprete principale, e si mette poi un avviso
un avviso, una nota, una, insomma, in qualche modo viene riportato chi è l'autore dei testi di quella canzone, chiaramente, perché è la parte fondamentale della, della citazione. E infine, in basso, come ultima sezione, prima delle note, eccetera, ci sono le citazioni su quella persona, quindi tutto quello che altre persone hanno detto riguardo quella persona, in questo caso in ordine alfabetico. Un altro tipo di pagina è quella delle opere, un altro tipo di pagina sì, che si può trovare è una pagina dedicata a un'opera, quindi film, serie televisive, videogiochi, fumetti, anche libri scritti a più mani, perché non sono, diciamo, non è possibile metterli nella pagina di un autore rispetto a un altro, hanno una voce a sé. Quindi sono tutte le pagine di diversi autori, film, serie televisiva, diversi scrittori, eccetera, vanno in una voce a sé e contengono, cioè, oltre all'incipit, frasi e dialoghi da, quella, da quel film, da quella serie, eccetera. Per darvi un'idea, i fumetti vanno nella voce del singolo autore, se sono di un autore, Mafalda va nella voce di Kino, i Peanuts vanno nella voce di Schulz, ok? Ma altri fumetti, come quelli di Topolino, dei fumetti Marvel, vanno nei voci sul fumetto perché sono scritti da tanti autori. Per quanto riguarda i dialoghi, sì, sono una cosa particolare rispetto alla citazione in sé, ma è spesso necessario riportare il dialogo in maniera un po' più completa per riuscire a capire la citazione. Quindi, francamente me ne infischio, la famosa citazione di Clark Gable da Via col vento, è una delle più famose citazioni cinematografiche di tutti i tempi, ma non si coglierebbe il senso della citazione senza sapere che prima il personaggio femminile aveva detto cosa ne sarà di me, eccetera. Quindi è importante mettere tutto il pezzo di dialogo. Oppure la famosa citazione alla fine dell'impero colpisce ancora, con Leila che dice Han Solo ti amo, e lei, e lui che risponde lo so. È chiaro che o si mette tutto il dialogo oppure una frase da sola non ha assolutamente senso. Altro tipo di pagina sono quelle della cultura popolare, quindi filastrocche, indovinelli, modi di dire, proverbi, scioglilingua, slogan, eccetera. Sono tutte citazioni che non hanno un autore specifico, perché vengono tutti dalla, come dice il tipo di pagina, dalla cultura popolare, e quindi vengono elencate all'interno di pagine apposta, con ognuno con la sua fonte, chiaramente, che sono elenchi di libri che contengono questi tipi di citazioni, eccetera, che poi possono essere suddivisi per paese, come per i proverbi, oppure anche per lingua, nel caso di scioglilingua, chiaramente vengono divisi per lingua. C'è poi il tipo di voce che è la voce tematica, ovvero sono quelle voci che, diciamo, raccolgono tutte le citazioni dedicate a un argomento. Infatti, in cima alla voce viene messo un template, questa è una voce tematica, vengono riportate tutte le citazioni riguardo quell'argomento, quindi sull'amore, sulla vita, sui fiori, su Genova, eccetera. Vi è chiaramente il riferimento all'autore della citazione, ma non c'è la citazione completa. Dato che c'è il Wikilink, si fa riferimento poi alla pagina dell'autore in cui c'è la citazione completa. Questa è un unicum praticamente della versione italiana di Wikiquote rispetto alle altre. Si è deciso che la citazione completa va solo nella voce sull'autore o sull'opera, insomma, della pagina primaria dove arriva quella citazione, mentre nelle voci tematiche c'è soltanto il link a quella. In questo caso chiaramente vengono messe in ordine alfabetico e il decidere quale voci, quali argomenti possono avere una citazione, qua ci si discosta un po' da Wikipedia, perché su Wikipedia c'è bisogno di costruire voci enciclopediche, su Wikiquote non è necessario, quindi ci sono voci su Wikiquote che contengono citazioni significative su argomenti come esortazione, ammirazione, congratulazioni, sul dare,
che tutti gli argomenti che su Wikipedia non ci sono ancora, perché è difficile costruire una voce enciclopedica su quegli argomenti. Okay? In particolare, per inserire una citazione all'interno della voce tematica, è importante che la citazione effettivamente dica qualcosa di significativo, di importante su quell'argomento. Non basta che nella frase ci sia, venga citato quell'argomento, ma deve essere proprio il centro della citazione. Questo è un esempio molto, diciamo, secondo me calzante, che mi era stato fatto qualche anno fa, nei primi tempi, su Wikiquote. Una frase come "l'amore è bellezza" dice qualcosa di significativo soltanto sull'amore, non sulla bellezza. Quindi andrà nella voce tematica sull'amore. Una frase invece come "l'amore è come un ragno, tesse la sua ragnatela", ok, ci sono sia l'amore che il ragno che vengono citati, ma effettivamente il fulcro della frase rimane comunque l'amore, e quindi questa citazione andrà messa in una voce tematica sull'amore e non su quella sul ragno, perché non dice qualcosa di particolarmente rilevante. Ma una frase come "l'amore e il ragno hanno tante cose in comune, tessono la ragnatela, notti dappertutto, divorano la loro preda mentre è ancora viva", ok, questa è una frase, queste sono tutte frasi inventate, questa è una frase che effettivamente mette in relazione l'amore e il ragno, ma di entrambi dice tutta una serie di cose significative. Quindi questo è un tipo di citazione che potrà andare sia nella voce sull'amore, sia nella voce sul ragno. Poi l'ultima importante, poi ce ne sono magari altri due o tre, ma l'ultimo tipo di pagina importante sono le raccolte. Le raccolte si differenziano perché contengono citazioni non accomunate dall'argomento come le voci tematiche, non accomunate da chi l'ha detto come nelle voci di persone, ma accomunate da una serie di cose particolari, ognuna a suo modo. E volevo farvele vedere. Questo ve lo faccio vedere da Wikiquote, se si vede. Allora, le prime due che vi faccio vedere non sono propriamente delle raccolte, ma sono ancora voci tematiche, ma ve le faccio vedere perché comunque sono particolari rispetto alle solite. Non so se riuscite a vedere il mio schermo con la pagina di Wikiquote. Io vedo benissimo. Perfetto. Quindi, oltre a una pagina sul bene e una pagina sul male, ci sono le pagine che si chiamano, che sono inserite nella categoria dicotomie, perché mettono insieme le citazioni che contengono sia un argomento che l'altro. Quindi mettono in contrapposizione due argomenti che sono fra di loro uno l'opposto dell'altro, okay? Come il bene, il male, il luce, ombra, caldo, freddo, eccetera. Inoltre, in maniera analoga ma leggermente diversa, ci sono i confronti, ok? Quindi, ad esempio, scienza e religione, cane e gatto, raccolgono tutte le citazioni in cui si parla sia di scienza che di religione, mettendoli a confronto, sia di cane che di gatto, sia di gatto che con topo, eccetera, che sono argomenti che di per sé non sono dicotomie, nel senso che non sono l'uno opposto dell'altro, ma comunque vengono messe uno in contrapposizione dell'altro, e quindi è giusto metterli in una voce particolare come queste. Quindi, come ho detto, queste erano ancora voci tematiche. Tra le raccolte, invece, ci sono una serie di raccolte che vengono, che si differenziano, che sono accomunate fra di loro per alcune cose particolari. Le ultime parole, ad esempio, sono appunto le parole, le citazioni che vengono pronunciate da una certa persona al momento della sua morte. E vengono riportate per tutte quelle per cui chiaramente c'è una fonte, che sono riportate su Wikiquote. Dai, sono in ordine cronologico, se vedete, sì, citazioni in ordine temporale, da Sansone fino a, non so quale sia l'ultimo, a Debbie Reynolds, l'attrice, del 2016. E queste sono anche cose particolari, chiaramente non sono accomunate dall'argomento, quindi non sono voci tematiche, ma da un qualcosa di particolare, da un'occasione in cui vengono espresse. Ci sono le ultime parole famose, cioè qualcuno che dice un'affermazione
E poi chiaramente il tempo gli dà torto in maniera clamorosa, come ce n'era una sulla radio molto interessante. Ah no, ecco, questa qua di Harry Warner, che nel 1927 contestava l'avvento del film sonoro dicendo: chi diavolo vuole sentire gli attori parlare? Chiaramente è diventata una delle ultime parole famose sullo spettacolo più note, perché chiaramente il cinema sonoro è diventato molto importante da quel momento in avanti. Ci sono poi le gaffe famose, quindi persone che dicono uno strafalcione per determinati motivi. Chiaramente c'è anche la citazione su Trapattoni o su altre persone, Angelo Massimino, anche lui molto famoso per le sue gaffe. Ci sono poi frasi e concetti. Quindi, come in questo caso, essere o non essere, sono una raccolta di tutte versioni particolari di una certa frase, di un certo concetto, presi da diverse fonti, quindi tipicamente opere, film, fumetti, libri, eccetera. Quindi tutte le volte che questa frase essere o non essere veniva, è stata, diciamo, pronunciata, modificata, contestualizzata in un diverso ambito, che può essere molto, molto interessante, curioso. E alla fine ci può essere anche una sezione con le citazioni su quel tipo di frase. Quindi chi ha parlato di questo essere o non essere, di questo soliloquio, e quindi si raccolgono quelle citazioni anche. Questo è un altro esempio di frasi e concetti, una buona e una cattiva notizia. Tutte le volte che nei film, nelle serie, eccetera, si dice c'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che, la cattiva è che, eccetera. Infine ci sono, cosa particolare, sono le raccolte dai media, quindi dai mezzi di comunicazione, e possono essere di diverso tipo. Quindi questa è una voce in vetrina, che sono le regole tratte dai film. Tutte le regole, leggi, indicazioni che vengono pronunciate nei film, che vengono raccolte in questa pagina. Come potete vedere dal template che c'è qua sotto, i media possono essere molti, da canzoni, libri, videogiochi, eccetera, ma anche il tipo di raccolta è veramente una quantità spropositata, dalle arringhe, dai coming out, dagli indovinelli, dalle leggi funebri, gli oroscopi, segreterie telefoniche, auguri di compleanno, eccetera. Normalmente, quindi, quando uno vuole trovare un auguri di compleanno dei libri, può andare a trovare, a cercare questa voce su Wikiquote. Se ne ha letto qualcuna, sentita qualcuna da qualche parte, può riportarla su Wikiquote, perché sono assolutamente le benvenute. Questo è un altro tipo di raccolta delle media, queste sono le dichiarazioni d'amore dei libri. Okay? Chiaramente è ancora... diciamo limitata, perché insomma immagino che siano molte molte di più quelle che esistano, ma quelle sono quelle che finora sono state raccolte. L'ultima raccolta particolare può essere quella dei nomi propri di persona, perché è una cosa di cui si sta discutendo, tra l'altro, in maniera diciamo in tempi molto recenti, quindi non è ancora ben formalizzata, però sono raccolte che comprendono sia citazioni su quel nome, quindi citazioni significative che dicono qualcosa su quel nome, come in questo caso di Kotomi, questo nome femminile, ma anche citazioni dedicate a una persona con quel nome. Quindi in una pagina, su una voce sul nome Silvia, ci sono queste due poesie, entrambe che si chiamano A Silvia, una di Parini e una di Leopardi, che contengono citazioni dedicate a una certa Silvia, una fantomatica Silvia. Non vanno messe voci, diciamo, citazioni dedicate a persone reali, chiaramente, perché quelle vanno messe nella voce sulla data persona. Quindi Guccini ha scritto Canzone per Silvia, ecco, dato che Canzone per Silvia parla di a Silvia Baraldini, eventuali citazioni prese da quella canzone andranno nella voce su Silvia Baraldini e non in questa. In ogni caso, poi ci sono, vedete nella categoria raccolte, ci sono diversi tipi di raccolte che potete andare a investigare, perché sono molto, molto curiose, molto particolari e sono degli aspetti più frufru di Wikiquote, e mi piacciono particolarmente. Ok, per finire
Ricordate una cosa, rimango ancora non a schermo intero, perché sto finendo. Perché una citazione possa stare su Wikipedia, lo trovate spesso delle citazioni messe su Wikipedia, in teoria, secondo la linea guida, una citazione deve essere già presente su Wikiquote o su Wikisource perché possa stare su Wikipedia. Quindi non sottovalutiamo l'importanza di questo progetto. Questo è un esempio di Albert Einstein, di una citazione che effettivamente è presa anche da Wikiquote. Infine, chiaramente, per qualunque dubbio, come avviene in tutti i progetti della Wikimedia Foundation, se c'è qualcosa di cui discutere, da decidere, si discute insieme o nelle pagine di discussione o al bar. Non ci sono progetti tematici, non abbiamo una comunità, diciamo, così numerosa da poterceli permettere, però è una comunità molto compatta, molto volenterosa. Ci sono al momento 7 amministratori attivi, più 2 meno attivi, ma mi vengono in mente almeno un'altra dozzina di utenti che regolarmente contribuiscono a Wikiquote e chi più chi meno in secondo grado della loro esperienza sono veramente diciamo una risorsa molto valida del progetto. Quindi vi lascio, non potevo non lasciarvi con una citazione, chiaramente, da un film molto bello, e quindi vi saluto, dicendo, casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Grazie per l'attenzione, chiaramente sono assolutamente aperto a tutte le domande, se avete curiosità, dubbi, eccetera, sono qui. Grazie Francisco, grazie mille, veramente interessante. E non so se qualcuno dei partecipanti vuole fare una domanda, io ne avevo una ma mi hai risposto nel mentre, quindi niente, sui proverbi. E c'è qualcuno che vuole intervenire? Ora, una persona che però non ha nome ha alzato la mano, fellow Gister. Se apri il tuo microfono e vuoi fare la domanda. O se la vuoi scrivere, se non... Ah, beh. O se sì, o se la vuoi scrivere in chat. O magari hai alzato la mano per sbaglio. Ci ha ripensato. Niente. Giovanni. Sì, io parlare. No, ecco. In realtà anche la mia domanda, diciamo che ha avuto una risposta, perché io volevo fare appunto una domanda relativa a quello che ora viene chiamato effetto Mandela, non so se, cioè praticamente che molto spesso nell'opinione pubblica ci sono alcune affermazioni, alcune citazioni che sono cioè false, che però sono considerate così vere, ormai radicate, tipo appunto Luke sono tuo padre, che in realtà è no, io sono tuo padre, se effettivamente quante volte sia capitato nel corso voglio dire, della modifica delle pagine, della creazione di pagine, di queste espressioni che sono veramente molto diffuse, appunto anche l'esempio di Blade Runner. Sì, assolutamente, sono molto diffuse. Diciamo che più si va avanti nel tempo e più è facile riuscire a smascherarle, tra virgolette, a correggerle, no? Quindi era più facile trovarle scorrette anni fa. Oggi, soprattutto, ci sono dei siti come Quote Investigator che sono una risorsa molto valida per avere delle fonti sulla storia di una citazione, no? C'è questo studioso che si prende una citazione un po' dubbia, si va a rivedere tutta la storia e ti dice: Ok, la prima volta che si nota una cosa simile è nell'anno tal di tale, l'ha detta Tizio. Un'altra cosa invece dopo qualche anno le taccaglie, eccetera, tra tutta la storia, quindi dice alla fine della fiera è più facile che sia stato Tizio o Caio. Raccogliere le citazioni errate va proprio in questa direzione, nel cercare di smontare i miti, o più semplicemente nel cercare di essere il più fedeli possibile nel riportare le citazioni che vengono
insomma, pronunciate o riportate da persone o in opere. Certo, grazie. Tre. Ci sono altre domande? Direi che mi sembra che Francisco, tu sia stato fin troppo chiaro e ci hai lasciato senza parole. Lui E, va che cuoce è un po' un paradosso, bene. però. Ah, no, Ferdinando. Sì, davvero sei stato molto chiaro, Francesco. Volevo farti i complimenti prima di tutto. E poi hai detto che per decidere se una citazione vabbè, diciamo, va bene per Wikiquote, deve essere significativa, eccetera, eccetera, ma ci sono dei criteri oggettivi? La significatività, Perché so no. che posso immaginare che sia una cosa molto, diciamo, soggettiva la significatività. È molto soggettiva, vale anche su Wikiquote il principio wiki che vale anche da altre parti, quindi uno la inserisce perché secondo lui va bene, se qualcuno invece non è convinto glielo fa notare e se ne discute, Sì. magari coinvolgendo anche altri utenti per avere diversi pareri. Io di solito mi picchio tanto sulle questioni delle citazioni, anche sulle questioni delle citazioni lunghe. E quindi quelle che per me sono citazioni troppo lunghe, per altre invece sono assolutamente vitali che rimangano di 20-30 battute fra un personaggio e l'altro, perché se no non si capisce quella cosa di quell'opera. Io invece mi batto proprio strenuamente contro questa visione, però chiaramente poi dove arriva il consenso della comunità, degli utenti che partecipano per la Certo. Va bene. Fellow Gister vuole parlare. Sì. Sì, mi sentite? Molto piano, molto basso. Mi sentite? Perché avevo il microfono del PC disattivato. Così va bene, provo ad alzarlo. Riuscite a Si sentirlo? sente, è un po' Sì, ti basso, ma si sentiamo. sente. Vabbè, poi cercherò di capire perché è così basso. La domanda era su questo. All'inizio hai parlato di 250 parole come diciamo, dimensione massima. Forse mi sono perso qualche cosa, ma da dove viene questo 250? È buon senso? Così, volevo Sì. un'informazione in proposito. Allora, sì, me lo chiedo anch'io, nel senso che è un limite indicativo che è stato deciso su Wikipedia in lingua inglese. Io immagino che sia che non ci sia una, diciamo, un'indicazione, diciamo, derivante dalla normativa a livello oggettivo, che dica solo il tot per cento può essere inserito, solo e quindi tot parole, perché chiaramente dipende dalla singola opera. In Guerra e Pace si potranno inserire più citazioni di un racconto di 10 pagine, chiaramente. La singola citazione, ancora meno, perché le normative parlano di quanto si può inserire di una certa opera e non di una certa citazione. La singola citazione, sicuramente, bisogna andare a buon senso. In questi casi, come in tanti altri casi della vita, less is more. Quindi la citazione significativa, normalmente quella iconica, quella che rimane, è quella corta, cioè alla jacta est, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sa mai quello che ti capita, cioè cose così molto veloci, non devono essere dei brani interi, ma meno di casi particolari, No, chiaramente. certo, ma io mi riferivo proprio diciamo, alle norme di legge, no? Che sono, che non Certo. esprimono comunque un valore preciso. 250 è un'indicazione che È si dà. un'indicazione, direi di sì. Dovrei Io andare a vedere come sono arrivati a quella norma su Wikiquote, però direi ha senso, direi che è un'indicazione così sì, a me di sembra buon più senso. proprio. Così detto così, appunto, è molto, 250 parole sono tante, effettivamente. Sì. Certo, grazie. Niente. Sì, se non ricordo male, le 250 parole sono il corrispettivo di una cartella di 1500 battute, le 30 righe. Ah, Quindi forse è un riferimento un po' giornalistico. Credo siano le parole stimate più o meno di una cartella, se non ricordo male. Acipiglia, che già mi sembra tanto. Sì.
Va bene, se non ci sono altre domande, direi che concludiamo. E...